Benedetta sia la bora, il vento più amato dai triestini, soprattutto d'estate, contribuirà a seccare l'aria, spazzando via l'umidità per qualche giorno. Le temperature rimarranno alte per la media del periodo, ma l'aria più secca al suolo renderà più sopportabile l'ondata di caldo che sta interessando Trieste e tutta l'Italia. Il vento da nord-est entrerà in golfo questa notte. Domani, lunedì 29 luglio, sulla bassa pianura e sulla costa, il cielo sarà sereno per tutto il giorno, con bora sostenuta al mattino, moderata nel pomeriggio. Le temperature minime resteranno eccezionalmente alte, fino a 27 gradi, oltre i 32 quelle massime. Giornata analoga martedì prossimo, sia per la temperatura che per il persistere della bora, che soffierà moderata per tutto il giorno, alleviando lo stress del caldo per chi passerà la giornata all'aperto. Già mercoledì 31 luglio la bora lascerà spazio a venti di brezza leggera, ma le temperature, soprattutto quelle minime, si abbasseranno leggermente. Il sollievo, seppur minimo, durerà poco. Giovedì ecco il ritorno del caldo afoso, con la colonnina di mercurio che risalirà, toccando per le minime la temperatura di 26 gradi, ben oltre i 30 la massima. Per una maggiore sopportabilità in giornate da caldo intenso, i consigli utili sono sempre gli stessi. Bere molta acqua, prediligere cibi come frutta e verdura e comunque consumare pasti leggeri, evitare un eccessivo consumo di bevande alcoliche, evitare di allenarsi ad alte intensità all'aperto e tenersi al riparo dal sole nelle ore centrali della giornata.